quello che può aiutare è un lavoro di base, questo può aiutare ad evidenziare determinate situazioni e ha evidenziato determinate situazioni secondo me. Ma noi dobbiamo cercare di aumentare proprio il bacino su cui pescare, quindi il livello medio del calcio italiano a livello giovanile deve crescere, ecco, quindi gli investimenti verso il settore giovanile devono crescere, perché noi fondamentalmente in Italia e come nazionali come dire, raccogliamo i frutti del club, non è un lavoro nostro, il nostro lavoro sarebbe andare a prendere poi quelli che sono i giocatori migliori di ogni club, ecco. Noi dobbiamo cercare di formare più giocatori, perché come dicevo prima è vero che in Italia sono tanti stranieri, ma è vero anche che ci sono tanti stranieri, forse anche alcune volte normali, fra virgolette, è perché probabilmente il livello dei nostri italiani è altrettanto normale, quindi se i nostri italiani fossero più bravi probabilmente avremmo anche meno stranieri, quindi è un lavoro che va fatto. Io credo che dobbiamo pensare a un calcio più globalizzato in generale, quindi anche l'abitudine di questi giocatori, che anche italiani, così come noi prendiamo gli stranieri, quando c'è l'opportunità che un italiano, e sono poche, che sia desiderato o comunque voluto all'estero, e sono pochi, e questo ci deve far riflettere purtroppo, per me va bene, sono esperienze di vita, sono esperienze di un calcio comunque molto competitivo, perché non è andato a giocare in un paese, è andato a giocare in Inghilterra, quindi così come altri della mia nazionale, quindi questo non è un problema, il problema è che giochino, il problema è che trovino degli spazi, se devono trovarli all'estero perché non li trovano in Italia, io preferisco che giochino all'estero piuttosto che stiano in panchina in Italia. Ad oggi lei è soddisfatto del minutaggio dei giocatori che ha a disposizione? Diciamo che questa annata che io ho, 99-2000, è una buona annata che si sta ritagliando degli spazi, ecco, magari in Serie B piuttosto che in Serie A, però in generale è un'annata che secondo me vedremo adesso nel corso della stagione, ma potrebbe darci delle soddisfazioni. La scelta di Mancini di non far giocare Zaniolo e Ken appunto per questioni disciplinari, per quanto accaduto con l'Andrea. Queste sono scelte, io penso che la federazione è una linea di comportamento che va seguita, come ho già avuto modo di dire, gli errori si fanno perché si possono fare, l'importante è imparare dagli errori perché altrimenti diventa un problema, insomma, ecco. Quindi noi abbiamo ben chiaro come si devono comportare i giocatori e ai giocatori dobbiamo dare questa, come dire, questa linea, e dobbiamo far capire quando sbagliano. C'è un gruppo di ragazzi che ha delle buone prospettive, poi il tempo dirà come evolveranno queste prospettive, perché è ancora molto presto. La verità sta sempre nel mezzo, è chiaro che se noi riusciamo a produrre lo chiamo prodotto, far virgolette, migliore, è anche più probabile che possa trovare lo spazio. In questo momento, secondo me, di crisi un po' economica generale, questa cosa è una cosa che dovrebbe facilitare il fatto di aprire degli spazi per i giovani. È chiaro che dobbiamo avere la capacità, non tanto noi, ripeto, ma come movimento nazionale, di produrre dei giovani che abbiano le qualità per poterci stare, perché altrimenti è ovvio che si va ad attingere a mercati diversi. Allora, una delle cose che io dico è che non si vive di storia. Noi adesso siamo in una fase, ripeto, le cause, si può aprire un dibattito, ma la realtà è che non, siamo in una fase diversa, siamo in una fase in cui il calcio è molto più globalizzato, le conoscenze sono a favore di tutti, il livello si è alzato anche dei paesi più che una volta consideravamo meno evoluti dal punto di vista calcistico, e quindi c'è molta più competizione, vincere è sempre più difficile, quindi il nome non basta per vincere. Il nome non basta, non è che perché ci chiamiamo Italia vinciamo, noi dobbiamo cercare di fare un buon lavoro, ritornare ai livelli che eravamo, non è facile perché in quegli anni noi avevamo anche una grande risorsa economica, avevamo un calcio che funzionava in quel momento, ma lo dobbiamo fare perché sicuramente abbiamo la tradizione, ma con la tradizione non si vince.